Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qua a Firenze. Ragazzi, sono arrivato finalmente. Eccoci qua, siamo nel hotel di Firenze e oggi vi farò vedere il room tour. Partiamo subito. Ecco qua c'è un appendiabiti. Poi andare qua e possiamo vedere il letto. Poi c'è il terrazzo che vi farò vedere, però non ci andrò dentro. Eccolo qua. E vabbè, e là si vede tutta Firenze. Poi qua dentro c'è l'armadio con le valigie. Vedete? Sì. E poi, vabbè, c'è il letto. E basta. Poi, vabbè, c'è il bagno. E vabbè. Quindi ragazzi, questo video sarà un po' lungo, diciamo, dura 20 minuti, 30 minuti, perché questo è un video molto speciale, perché questo è il nostro primo giorno per Firenze. Per chi non lo saprebbe, siamo venuti qua a Firenze perché io volevo fare una gita agli Uffizi che ci andrò il secondo giorno. Cioè l'ultimo giorno. Questo è il nostro primo giorno, dormiremo una notte, quindi vi farò vedere fino al pomeriggio dove andrò anche al Mac e non so se farò il tour. Vabbè, ma penso di no, però andrò in un centro commerciale e anche nella chiesa di Santa Maria Novella. Vi aggiorno dopo. Eccoci qua, ragazzi, siamo appena arrivati nella chiesa di Santa Maria Novella. Noi siamo al centro, ma guardate quanta gente che c'è. Soprattutto guardate che meraviglia. Ok, questa è la mia miglior foto e poi mi manderò le foto nella community. Cioè, ragazzi, sembra Venezia comunque. Cioè, ci sono i piccioni da tutte le parti. Cioè, bellissimo. A parte che ci stanno tantissimi negozi di souvenir, ma guardate laggiù cosa c'è. Ci aspetta il Duomo di Firenze. Comincia a vedersi sempre di più. Cioè, ragazzi, c'è Starbucks. Cioè, ancora non ci credo. Ragazzi, guardate che meraviglioso. Cioè, guardate là, c'è la croce in cielo. E ragazzi, sono uno. Guardate, ragazzi, sono andata da Starbucks e ho preso questo milkshake. Ma guardate che meraviglia! Sentite? Sono le 16 e un quarto. Cioè, guardate che meraviglia! Cioè, ragazzi, sentite? E la tosse. Ragazzi, guardate che meraviglia! Oh! Vabbè, ho fatto oh, poi pure in mezzo alla ripresa del video. Vabbè. Prosciutto alla vaniglia. Chiamano per il nome, cioè prima te lo scrivono, ad esempio Valerio. Volevo scrivere Bali con la Y, però è uguale. Cioè, è una bontà. Dovete andarci. È costato 5,20 euro. Un po' costoso, ragazzi, però ne vale la pena perché Starbucks è tipo un bar americano dove vende caffè e milkshake. Io ho scelto il milkshake alla vaniglia e sopra con la panna montata. Una bontà. Ci stanno delle bancarelle e negozi in cui vendono dei disegni, ma davvero bellissimi. Però sono un po' cari perché a 10 euro. Vabbè, ci sono i servizi fotografici praticamente a Firenze, perché sono sempre pure io la stessa cosa. Andiamo avanti. E ragazzi, è già bellissimo. Cioè, guardate il Duomo di Firenze, è meraviglioso. Ci dovete assolutamente andarci, vi bastano almeno 2 giorni se volete vedere. Allora, un giorno andare nel centro storico e un altro magari andare nei centri commerciali se volete. Per gli amanti dei Pokémon di Dragon Ball c'è Cities, che è un negozio. Ragazzi, non scordatevi di andare a Firenze,
è molto bella. Come Roma, ma Roma se ci andate più volte, vabbè, Roma è più grande, però Firenze non andate mille volte perché è anche un po' noioso. Quindi solo una volta magari vi fate foto di più, come ho fatto io, per poi magari riportarle e riguardarle nei prossimi anni. Invece Roma ci stanno, vabbè, il centro è sempre uguale, quindi se vuoi fare shopping vuoi pure girare dove ti pare, però anche a Roma puoi girare in varie zone, invece a Firenze è sempre questa la zona meglio. Poi, questa è la mia opinione, poi voi magari dite. Questo sarà il tour del nostro primo giorno a Firenze, dunque durerà o 15 minuti, 30 minuti oppure un'ora, forse non penso proprio. E ragazzi, quale sarà la prossima tappa? Se la prossima, ma passavo per dire, è la prossima tappa di Firenze. Siamo vicino al fiume. La moto che passa vicino al fiume, come si chiama? Arno, e c'è Ponte Vecchio. Mamma, l'hai già spoilerato, oddio, la moto si sente, guarda. Eccolo qua, il Ponte Vecchio, e qua sotto c'è il fiume Arno, che purtroppo alcuni comuni dell'Emilia Romagna sono stati colpiti da un alluvione. Cioè ragazzi, ma guardate che panorama, cioè, raga, cioè, che figata, ma, col braccio. Guardate che meraviglia, poi con i palazzi accesi, e qua sotto c'è il fiume Arno, e qua ci stanno delle bellissime piante, cioè foglie rosse. Noi siamo ufficialmente sopra il Ponte Vecchio. Ed è meraviglioso, la sensazione. Allora, uno, c'è troppa gente. Secondo, bisogna assolutamente visitarlo. Terzo, cioè è bellissimo. E quarto, ragazzi, a parte che la Toscana, e soprattutto Firenze, è piena di negozi Gucci e Prada, cioè è bellissimo. Legami Milano, wow! E ovviamente ho fatto shopping, come al solito, e ho preso una penna con lo Shiba, oppure... Allora, ho preso questo coso per prendere appunti avocado, poi... poi evidenziatore ad avocado, poi questo temperino e anche una gomma avocado, per quanto ho capito, poi una matita d'avocado, avocado, e poi una penna a Shiba, a lupino diciamo, e niente. Poi allora giriamo ancora e dobbiamo andare a mangiare. Se troviamo qualche cosa, vi facciamo vedere.